Ciao a tutti e bentornati sul canale. Io sono Pasquale e questo è Il Risparmio, il progetto per raggiungere la mia indipendenza finanziaria. Questo video mi è venuto come idea relativamente a qualcosa che è successo qualche tempo fa. Abbiamo fatto una live nel quale c'erano ospiti, tra cui il mio amico Federico di Investire con Gus, e si parlava di come si selezionavano le azioni, come si riuscivano, diciamo, a creare tutti quei parametri, a cercare quei parametri che potevano portare alla selezione di un'azione. E una cosa che mi ha stupito di Federico è il fatto che lui, quando vuole andare a cercare delle azioni in cui investire, si prende un indice di riferimento, e in particolare durante la live ci ha confessato che stava studiando l'indice svedese, e si va a prendere tutte le azioni una per una andandosele a studiare. Ora, chapeau a Federico. Io purtroppo sono, come dicono in inglese, lazy, sono veramente pigro, proprio pigro fino all'ennesima potenza, per cui utilizzo degli stock screeners, cioè sono dei programmi oppure dei siti web che permettono di andare a selezionare delle azioni in base ad alcuni parametri che secondo me sono quelli più importanti, per cui oggi voglio andare a portare un tutorial o comunque una spiegazione in linea di massima di tre stock screeners che utilizzo io per selezionare le aziende nelle quali poi successivamente voglio andare a investire o comunque che voglio andare a inserire nella mia watch list. Per cui oggi ne vado a introdurre tre, che sono quelli che uso con più frequenza, anche se uno o due in particolare sono quelli che utilizzo io, che sono Simply Wall Street, poi abbiamo Finviz e Investing.com, e vado a spiegare passo passo quello che faccio io per andare a selezionare le aziende. E faccio vedere anche quali sono i parametri che si possono andare a selezionare su questi stock screeners, se non si vogliono ovviamente andare a utilizzare i parametri che utilizzo io. Per cui adesso andiamo al computer, così non annoio più nessuno con questi sproloqui tedianti, e ci vediamo subito dopo i tre tutorial molto piccoli e molto, diciamo, compressi per le ultime valutazioni. Allora, eccoci al PC, cominciamo con questa piccola mini analisi dei tre strumenti che utilizzo solitamente per fare dello stock screening. Sono quelli che utilizzo io, ma non sono gli unici, ce ne sono tantissimi in giro, gratuiti o a pagamento. Io sto prendendo tre soluzioni gratuite, anche se in realtà la versione di Simply Wall Street che ho a disposizione è a pagamento, per cui rispetto a quella gratuita io ho la possibilità di fare stock screener per tantissime aziende, mentre la versione gratuita credo che sia 4-5 mensili, che per l'utente medio potrebbe bastare. In ogni caso, siamo sullo stock screener di Simply Wall Street, che è quello più semplice dal punto di vista visivo e molto più user friendly. Ci sono quattro tipologie di campi da poter utilizzare. Io solitamente uso il filter by Snowflake, ma si può anche andare per questi tre campi separati. Andiamo subito a vedere quali sono questi tre campi. Prima di tutto, da qui si può selezionare il mercato di riferimento, e ad esempio abbiamo l'indicazione di tutti i mercati mondiali borsa per borsa. Ovviamente potrebbe essere un po' complesso se si vuole fare una ricerca di alcuni mercati, però in linea di massima quello che interessa a me è quello americano, quello inglese dello United Kingdom, e alcune volte prendo in considerazione anche quello canadese, ma in linea di massima si può fare quello che si vuole. Cliccando qui compaiono per cui tutte le aziende di questi mercati, e abbiamo 13.368 aziende. Poi si può fare anche uno screening per industria, e diciamo in questi mercati che ti ho messo, ad esempio mettimi solo che ne so, quelle che fanno software, ok? Si seleziona qui. Di nuovo viene aggiornato e qui abbiamo 986 aziende. Inoltre si possono andare a introdurre altri dati aggiuntivi, advanced filter, e magari si può andare a selezionare il market cap, e in questo caso per esempio si vogliono selezionare solo aziende piccole e medie sotto il miliardo di capitalizzazione, per esempio, oppure non lo so, andiamo a vedere qualche altra cosa. Future growth estimate, mettiamo un anno. Diciamo che vogliamo che l'azienda cresca almeno, non so, il 15%. Andiamo a vedere cosa ci dà qui. 49 aziende, per cui abbiamo già, diciamo, abbiamo
ridotto molto lo screener di quello che sono le aziende che volevamo cercare. Inoltre si possono anche ordinare da più basso a più alto o dall'alto a più basso in senso di direzione e si seleziona anche quale. Per esempio, se io volessi aziende con market cap che sono dalla più piccola alla più grande, Simple Wallstreet mi andrebbe a riorganizzare queste aziende. Per esempio, questa dovrebbe essere quella a più bassa capitalizzazione di quelle 49. Per cui se andiamo a vedere appunto Company Information, questa azienda ha circa 4 miliardi di capitalizzazione di British Pound, è un'azienda inglese. E poi qui si può andare a fare la nostra analisi per andare a vedere appunto se andare a investire in questa azienda può essere conveniente oppure no. Un altro metodo di questo store screener che io utilizzo è solitamente quello che utilizzo di più. Ovviamente si può utilizzare questi tre in aggiunta a questo. Io solitamente invece parto da questo, perché quello che mi interessa in azienda è prima di tutto la salute e per cui muovendo lo Snowflakes automaticamente di tutte le aziende che vengono quotate nel mondo, Simple Wallstreet le va a selezionare. Poi voglio un'azienda che abbia un futuro molto roseo, per cui possa crescere e magari, ad esempio, che sia anche un'azienda value, per cui parzialmente sottovalutata. Non mi interessa di dividendi, non mi interessa come sia stata in passato. Allora ecco che Simple Wallstreet mi ritorna 10 aziende che sono in tutto il mondo. E infatti si può vedere, ad esempio, questo dovrebbe essere cinese perché o giapponese, vedo, quando vedete questi codici con i numeri sono solitamente asiatiche, e poi anche dei ticker. Per cui uno a questo punto, in base a questi grafici così belli, così verdi, può andare a cliccare su una di queste aziende, tipo questa CompuMedix. Andare a vedere dove è quotata, ASX credo che sia il mercato australiano, e va a fare la propria analisi aziendale, in base ovviamente a tutti i parametri che si possono avere di solito in Simple Wall Street. Ovviamente, come dicevo prima, questi quattro campi di selezione possono essere usati separatamente o usati contemporaneamente. Ad esempio, se vuoi un'azienda che sia un po' meno in salute, che abbia un po' meno value e che abbia un futuro un po' meno roseo, ovviamente mi andranno a uscire molte più aziende. A questo punto potrei andare a dire a Simple Wallstreet di presentarmi solo le aziende che sono nel mercato americano con questi parametri. E in quel caso, ovviamente, ho ridotto a 31 aziende quello che è il mio mercato di riferimento. E poi qui andare a selezionare, ad esempio, quello che possono essere i miei parametri. E cliccando, ovviamente, vado a selezionare l'azienda che più mi può interessare per i miei investimenti, oppure, visto che sono ridotte solo a 39, me le posso andare a studiare una per una e poi andare a inserire quelle che più mi interessano nella mia watch list. Questo invece è lo stock screener di investing.com. Lo si può usare anche in italiano, io lo utilizzo in inglese perché quando poi si va a selezionare qualche azienda, le informazioni che vengono presentate sono maggiori e più dettagliate. Da questi menu a tendina in alto si può selezionare la nazione e qui l'unico svantaggio è che si può fare una nazione alla volta rispetto a Simple Wall Street. Una volta selezionata l'azione si può anche selezionare lo stock exchange di riferimento, io di solito lascio tutto perché sono cose che seleziono dopo. Poi da qui per la versione gratuita i criteri che si possono aggiungere sono solo 3 o 4. Io solitamente vado, quando vado a selezionare aziende, a cercare dei market cap che non siano molto alti. Anche in questo caso perché penso che le aziende che possono crescere di più sono quelle più alte, quelle con market cap più basso o comunque non eccessivamente alto, perché hanno più prospettive di crescita, anche se hanno più rischi connessi. Qui possiamo sia scrivere, ma anche muovere questa barra e ad esempio andare a selezionare le aziende che hanno un market cap, diciamo, dai 70 milioni di dollari fino a 1,7 miliardi di dollari. E di tutte le aziende americane me ne sono state selezionate 3.749. Poi possiamo andare anche a vedere i fondamentali. Ad esempio, prendiamo un qualcosa di Total Debt to Equity, per esempio. E qui possiamo andare a selezionare, ad esempio, dei parametri un po' più, anche qui, ristretti. E siamo scesi già a 2240 aziende. Cos'altro possiamo andare a vedere? Vediamo dei ratios. Per esempio, possiamo vedere l'earning per share.
e andiamo a selezionare ad esempio un parametro di questo tipo. Investing ci dà 580 aziende. Vediamo se ne riesco a inserire un altro perché non mi ricordo. Sì, allora il quarto lo riusciamo a inserire. 5 EPS growth, per cui andiamo per esempio a inserire un altro parametro qui, sempre col menu a tendina oppure digitando. Ovviamente se uno vuole fare delle ricerche più parametrizzate può scrivere. Abbiamo 21 aziende. Allora in questo modo abbiamo ridotto di tantissimo la nostra selezione, possiamo anche andare a selezionare e qui la cosa buona di Investing è che ci dice quante aziende per singolo settore sono presenti nella lista che ci viene presentata qui sotto, per cui se noi stiamo andando a cercare un'azienda che si occupa di servizi tecnologici, ce ne sono solo due, basta cliccare qui e possiamo andare ad analizzare queste aziende, magari cliccando col tasto destro. E andiamo a vedere tutti i parametri. In questo caso possiamo andare anche a vedere il profilo dell'azienda, quello che l'azienda fa, di cosa si occupa, i dati finanziari con Financial Summary. Cliccando magari sull'annuale vediamo quanto è il fatturato anno, se è in crescita, il profitto anno, se è in crescita, gli asset rispetto alla liability, per cui come vediamo gli asset stanno crescendo e i debiti stanno andando a diminuire. E tutta una serie di informazioni e in questo modo anche riusciamo a andare a diminuire la quantità di aziende che vogliamo andare a controllare o a studiare o in cui vogliamo andare a investire. È uno screen molto meno user friendly rispetto a Simple Street, ha i limiti che purtroppo si possono andare a ricercare solo una nazione alla volta, per cui se si vuole fare una ricerca globale è molto più limitato, però di per sé anche questo è uno strumento molto potente. Andiamo invece a vedere lo screen di FinViz, anche qui un po' meno user friendly di Simple Street, però qui le informazioni che si possono aggiungere sono molte di più. Prima di tutto possiamo andare a selezionare l'exchange. In questo caso il limite più importante di FinBiz è che si possono andare solo ed esclusivamente andare ad analizzare le aziende americane, per cui del mercato USA. Non si possono andare ad analizzare aziende nel resto del mondo. Però per esempio anche qui abbiamo una serie di parametri importanti. Possiamo andare a cercare la market cap, per cui diciamo che vogliamo una small, anzi una medium. Ecco, diciamo, io volevo selezionare medium perché hai fatto cattivo. Medium, ok. Poi anche qui possiamo andare a selezionare direttamente il settore, l'industria di riferimento e così via. Andiamo per esempio a selezionare qualcosa dei fondamentali. Per esempio, vogliamo andare a vedere qual è stata la crescita negli anni precedenti e vogliamo magari 5 anni che l'azienda abbia avuto una crescita del 25% almeno. Poi, ad esempio, possiamo andare a selezionare quali sono le prospettive di crescita del prossimo anno e mettiamo anche in questo caso, ad esempio, un qualcosa di molto alto. Qual è stato l'EPS growth del past year? E anche qui, ad esempio, io voglio andare a selezionare qualcosa che sia molto alto. E già in questo modo abbiamo ridotto il numero delle aziende che possiamo andare ad analizzare. Ovviamente ho messo dei parametri a cavolo, ognuno poi ha le sue specifiche strategie e andare a selezionare le aziende che vuole. Ovviamente andando a cliccare anche qui sull'azienda, col tasto destro, si andrà ad analizzare l'azienda di per sé con tutti i dati che sono presenti in un'unica pagina. Questo è molto interessante per quanto riguarda FinBiz, con tutte le notizie relative a questa azienda che vengono riportate a supporto qui giù sotto, diciamo, questa schermata, col grafico in cui viene fatta anche un'analisi tecnica per quanto riguarda il titolo azionario di per sé, per cui sono anche delle connessioni molto interessanti da questo punto di vista. Ovviamente la limitazione più importante di Finbit rispetto agli altri due screener che ho appena citato è che ci si trova di fronte a uno screener che è semplicemente organizzato per andare a valutare il mercato statunitense, che è quello più liquido, sì, ma un investitore potrebbe andare a ricercare mercati più di nicchia o mercati emergenti o mercati magari a lui più vicino. Ad esempio, un investitore tedesco potrebbe voler investire in aziende tedesche, quello italiano in quello italiano o magari nel mercato europeo. Per cui c'è questo grosso limite. È anche vero che questo è molto più semplice rispetto, secondo me, a Investing, dove i parametri sono divisi per varie sezioni ed è molto più
non dico difficile, ma molto più noioso andare a selezionare uno alla volta. Bene, siamo arrivati anche alla fine di questo video, spero che questo contenuto sia stato di tuo interesse. Ti ricordo che oltre a seguirmi su questo canale, puoi anche seguirmi su Instagram o anche sul mio sito web, sul blog che è www.risparmioinvesto.com. Ti ricordo che puoi anche andare a lasciarmi un commento qui sotto se questo argomento è di tuo interesse e vuoi costruire qualcosa per cui discutere con me riguardo a questi tre stock screeners, o se ne hai altri da proporre, per favore lasciami dei commenti qui sotto. Se il video ti è piaciuto, come sempre, ti ricordo di iscriverti al canale, cliccare la campanella delle notifiche e lasciare un bel mi piace, un bel pollice in su. Anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!